Dovremmo essere in diretta, per favore datemi un feedback, un saluto per potervi presentare il tema di questa sera. Bene, sei persone, vediamo se scrivete qualcosa. Aspetto voi. Bene, buonasera, buonasera. Allora, diciamo che ci presentiamo con la nostra sigla. Eccoci qua. Buonasera cari amici di Farsi Parola. Come voi potete vedere, questa sera il nostro ospite ha messo solo Giovanni, ma il professor Giovanni Ruggero. Hai il microfono chiuso, Giovanni? Ecco. Lasciavo prima parlare te, poi entravo in gioco. Va bene, buonasera a tutti. E voi sapete che quando siamo in periodi di crisi, noi ci rivolgiamo a un esperto della cultura, della politica, a un formatore e anche direttore di una comunità, per cui vale la pena. E questa sera sappiate che io non faccio un'intervista, ma ascolterò proprio la parola esperta di queste persone. Voi sapete che noi da un po' di tempo facciamo degli webinar, per cui non vogliamo assolutamente portare via parole con i vari saluti, i vari nomi, vi leggo tutti, vi ho qui davanti. Se voi poi vi iscrivete anche a StreamYard, vi vedo bene con il nome e il cognome. Dopo, se ci saranno degli interventi, senz'altro li terremo in considerazione. Quindi sentitevi tutti salutati e diamo la parola al professor Giovanni, il quale con il titolo che già ha presentato qui in anteprima, ci dirà di che cosa ci deve parlare. Giovanni, dimmi tutto. Innanzitutto grazie sempre per le belle parole che hai per me, grazie anche dell'invito. Credo che essere invitati a mettersi in gioco è sempre un'esperienza non solo di una condivisione di un'esperienza, è in questo senso che Edda mi ha definito esperto o parola esperta. Parliamo di un'esperienza che va raccontata, va condivisa, ma perché nell'esposizione stessa dell'esperienza ecco che si arricchisce, si approfondisce, acquista inediti spazi, si muove. In certi momenti credo anche che possa addirittura regredire. Non ho paura di pensare che le nostre esperienze ogni tanto hanno bisogno di essere guardate anche all'indietro o da altre prospettive. Solo che stasera non è la prima volta che sto con voi, spesso ci siamo io e Edda anche per certi versi, ecco, mentre mi esponevo, Edda interveniva, parlavamo, domande. Vi chiedo stasera un format leggermente diverso. Condividevo già con Edda che quello che sto per presentarvi è uno scritto nato in questi giorni, in questa esperienza scolastica dove stiamo mettendo, diciamo, in pratica,
in situazione quella che è la nuova proposta che arriva dal Ministero sull'orientamento, su queste nuove figure, orientatore, tutor. Ecco, in un mondo in crisi, potremmo dire, guardando l'incipit con cui mi ha presentato, Edda, in un mondo in crisi, e vogliamo pensare alla crisi non solo come a un momento di difficoltà, ma anche alla crisi come un momento di opportunità. Anzi, pensate semplicemente e solamente al momento della scelta. L'orientamento è uno specifico modo di guardare la scuola, infatti si parla di didattica orientativa, in cui le persone fanno delle scelte. Quando si sceglie si va in crisi. Guai se non fosse così. Quando uno ha le idee troppo chiare, il rischio è prendere una cantonata e non accorgersene nemmeno. Per cui è importante che in tempo di crisi ci siano segni, ecco, comincia a venire fuori questa parola, segni, simboli, riferimenti, punti di contatto, se non addirittura punti fermi da cui partire. Pensate per un attimo che il 29 febbraio scorso Alma Studenti, che è un'associazione nazionale che si occupa appunto di studenti e fa statistiche in questo senso, ha fatto un'inchiesta e è uscito fuori che uno studente su due, chiaramente è una statistica nazionale, uno studente su due non è contento né della scelta delle superiori né della scelta dell'università. Stiamo parlando del 50%, eh? E questo ci riporta come poi diventa complesso, difficile scegliere, e ecco, noi vogliamo in questo tempo farci questa domanda. Allora dicevo, questo è un testo scritto che nasce da questo lavoro dove io sono, diciamo, il curatore, ho messo insieme le parole, ma ci sono tanti cuori, tante intelligenze, tante energie, tanta voglia di mettersi in gioco. E quindi ve lo lascio, ve lo leggo, cercando anche per certi versi di poterli raggiungere tutti lì dove è possibile. E poi spero sicuramente, non solo con Edda, ma anche con voi, di poter, ecco, riflettere su quello che vi lascio e perché no, insomma, oltre che approfondire, anche lasciare qualche quesito, qualche domanda. E visto che parliamo delle domande, cominciamo proprio da questo. Comincio con un testo di Rilke. Fa così: sii paziente verso tutto ciò che è irrisolto nel tuo cuore e cerca di amare le domande, che sono simili a stanze chiuse a chiave, a libri scritti in lingua straniera. Attento alle risposte. Non tutte le avrai oggi. Il punto è vivere ogni cosa, vivere anche le domande. Forse ti sarà dato, senza che tu te ne accorga, di vivere fino al lontano giorno in cui avrai la risposta. Comincio così con questa poesia di Rilke sull'importanza di domandare. Certamente perché nel titolo stesso dell'incontro di stasera si staglia questo punto interrogativo. E prima ancora di termini di paragone, delle biforcazioni che si apriranno, delle opinioni o delle opzioni, questo punto interrogativo è un segno sulla nostra esistenza. Sulla nostra vita sono tatuati a pelle come fossero marchi di fabbrica questi dubbi, quesiti, interrogativi. Domande appunto. Prima di soffermarci sulla domanda che pongo come traccia di riflessione per questo tempo particolare, lasciatevi per un attimo suggestionare dal vuoto, da questo vuoto, perché la domanda è sempre un vuoto che crea un'aspettativa, una curiosità, una tensione. Inutile dire che noi esseri umani abitano moltissime domande. Anche se noi viviamo in un tempo in cui le troppe luci offuscano le stelle, il troppo rumore, il silenzio, i troppi stimoli, la ricerca, il troppo pieno, la fame. Ma non possiamo rinnegare che in noi c'è una pulsione a conoscere, sapere, comunicare, che ci spinge appunto a domandare. Pensate per un attimo ai bambini.
Appena arriva l'età in cui la parola articola una richiesta, spesso è un perché. Perché questo? Perché quello? Perché? Lo sanno bene i genitori. L'uomo è un essere che si interroga e cerca risposte. Ma qui è il punto. Le domande sono molto più decisive delle possibili risposte. Pensate, se guardiamo per un attimo la filosofia, che Platone mette in bocca a Socrate parole nette su questo. Una vita senza domanda, senza ricerca, è una vita indegna. Questo perché a volte le risposte non ci sono, o non sappiamo trovarle, o semplicemente non ci soddisfano. Esse, le domande, sorgono, ci abitano, ci muovono, ci mettono in moto e a volte ci mettono a nudo, se non addirittura in crisi. Un filosofo, Levinas, dice che la domanda, prima che la parola, è scritta sul volto. Il volto nella specie umana è unico, distintivo, particolare. Il volto dell'altro è la domanda irrisolta, incompiuta, infinita, che ci poniamo fin dai primi momenti. So bene che il filo di questo discorso potrebbe lasciarvi per un attimo basiti. Immediatamente potrebbe sorgere più di qualche perplessità, perché noi, soprattutto in questo tempo, cerchiamo risposte. Risposte ai nostri perché, al mistero del male, a quello che ci circonda, anche a volte a una quotidianità che ci arriva addosso e ci lascia annoiati, se non addirittura a volte depressi. Domande, ma quali? Quelle semplici, quotidiane, immediate o quelle complesse, difficili, arcane, misteriose? Partecipiamo alla vita come se volessimo capire tutto, avere tutto chiaro, delineato, certo, sicuro, e invece non è così. Viviamo in un tempo in cui gli imbonitori e i venditori di fumo ci dicono che tutto è possibile, che non c'è un limite. Siamo alla mercé di una visione di mercato globale che attraverso ammiccanti pubblicità afferma che tutto e subito si può fare. La tecnologia arriva fino all'estremo, pensando a un'intelligenza che possa sostituire quella umana. Dio è morto, è stato gridato nei campi di concentramento. La tecnologia ha pensato di sostituirlo e a volte temo che possa uccidere se stesso. E intanto consumiamo, 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 consumiamo tutto: cose, situazioni, relazioni, persone. E così muore, se non l'uomo, l'umanità. Stiamo morendo di disumanità. E stasera vi dico che abbiamo una sola speranza: continuare a restare umani. E a metterci in ricerca, in gioco, in questione. Tutti ancora in viaggio, ancora inquieti, affamati, desiderosi, meravigliati, incuriositi, vivi. Chi ha ancora una domanda è vivo. Pensate che questa è appena l'introduzione, ma non vi spaventate. È un modo per cercare di, ecco, lasciarvi questo punto interrogativo, no? Dentro, addosso, addirittura, se vi rimanesse soltanto questo, sarei un uomo felice stasera, perché significherebbe che a partire da quella che è la cornice, quella quotidiana o quella mondiale che ci circonda, spesso sono stato chiamato da Edda a guardare queste cornici. Ricordate, a volte ci siamo guardati sul post pandemia, come vivevano i nostri ragazzi, alle loro ansie. Abbiamo dato i numeri che in certi momenti ci hanno anche spaventato, ma non dimentichiamo la cornice della guerra, quella che si trova ai confini dell'Europa, ma pensate al nuovo conflitto che ha risvolti internazionali, una guerra che a volte addirittura sembra nascere nel nome di Dio e che invece sta uccidendo bambini,
Ecco, queste sono le cornici. Ecco, allora cosa fa un educatore in un tempo in cui sembra sopito la domanda, in cui la curiosità è affievolita, l'inquietudine la anestetizziamo, la crisi ci sovrasta, viviamo in un tempo dove i farmaci sembrano essere l'unica risposta al mal di vivere. Ecco, trovavo in questi giorni una risposta di Nembrini, che dice così: l'educatore non è quello che dà le risposte. O meglio, a volte cerca pure. Se non le dà è meglio, se le testimonia il top. Non dà risposte, tantomeno le impone, ritenendole giuste. L'educatore è quello che fa nascere le domande, corregge semmai le domande, che aiuta a capire di che cosa si ha bisogno, di che cosa si è in cerca. Non c'è cosa peggiore con i ragazzi, in particolare, che dare loro risposte a domande che non hanno. L'educatore suscita le domande, le chiarisce, le accompagna, le fa sentire sue, le condivide, perché quando l'educatore è vero, vive delle stesse domande che riesce a suscitare ai suoi ragazzi. Ecco, mi sembra questo un manifesto che non solo sposo e per certi versi ne faccio una sorta di direttrice. Ci siete, sì? Spero di sì. Ci Dicevo, siamo, ti è una tiri sorta un di po' direttrice. impallinato. Si tiri un momento impallinato, cioè non si sentivano le ultime parole, però è questione di minuti. Ne approfitto per farti una domanda. Tu continui a parlare di educatore. Vorrei che tu precisassi, per educatore intendi la figura professionale che troviamo nella scuola? O siamo un po' tutti educatori degli altri e di noi stessi, prima di tutto? Perché mi sembra che le domande che tu hai fatto, ognuno le potrebbe rivolgere a se stesso. Cara prof, lo sai bene e ti ringrazio di questo assist, che in ognuno di noi c'è una parte che tira il meglio o anche il peggio dall'altro. Educatore, tu mi insegni alla maniera socratica, no? È proprio quell'arte maieutica, no? Di tirar fuori, di trarre fuori. Io dico sempre il meglio e il peggio, perché è nella luce, nell'ombra, no? Che si rivela l'umanità nella sua interezza. Inutile dire che sono educatori sicuramente i docenti, certe riflessioni nascono alla scuola, ma è una scuola che vive di ragazzi, vive con i genitori. Gli educatori sono i genitori, ma a volte non sono i figli stessi educatori di noi. Io ho fatto questo augurio a una mia figlia quando mi ha fatto gli auguri del papà qualche giorno fa. L'ho visto, ho letto. Ecco, mi ha fatto gli auguri e gli ho detto questo. L'esperienza mia di padre è che se mi fossi fermato alla mia esperienza professionale, che è quella di essere per certi versi padre, riferimento anche al di là dei sentieri della carne. Voi immaginate che un uomo che lavora in una comunità terapeutica per tossicodipendenti, un uomo che lavora a scuola, è spesso anche in una sorta di livello trasferale, visto come una figura genitoriale, come un padre, appunto. Quindi si può essere, e lo diciamo con forza, padre e madre anche oltre i sentieri della carne. Eppure io posso dire tranquillamente che se non ci fossero nati i miei figli io sarei un deserto. I miei figli hanno procurato in me una sorta di rottura delle acque, per cui è cominciata a scorrere in questo fiume di acqua e sangue, di emozioni, una parte di me che ha ravvivato poi anche la professione, ha ravvivato la mia quotidianità, ha ravvivato gli impegni, le esperienze. Ho detto ai miei figli, forse sono una di quelle rare eccezioni in cui non è il padre che salva i figli, ma i figli salvano il padre. Ecco, questo che vi ho detto a volo, ecco, è un modo per dire che a volte anche i nostri figli diventano
educatori. Tutte le volte che riusciamo, anche da un'esperienza, ecco, dicevi tu prima, anche educatori di se stessi, no? In cui riusciamo a tirar fuori da un'esperienza, pensa alla parola lì, segno, simbolo, che in effetti è mettere insieme, no? Nel suo etimo antico, in quello greco. Ecco, tutte le volte che facciamo questo, siamo anche noi educatori di noi stessi. Per cui l'esperienza che qui voglio porre è che l'uomo che si fa una domanda è l'uomo che cerca di tirar fuori dal mistero, dal buio, dalla crisi, dall'esperienza stessa, la traccia per continuare il viaggio. Ecco, hai detto bene, siamo tutti un po' educatori e quando abdichiamo al ruolo o quando abdichiamo a questa parte che poi è profondamente relazionale, me l'avete già sentito dire e voglio ripeterlo sempre, ci sono delle cose che bene che il messaggio diventi ridondante così le ricordiamo. Ecco, in napoletano il verbo imparare viene usato non solo per l'alunno, ma viene usato anche per il docente, no? Per chi insegna, per chi stombarando che a cosa dicono i napoletani. Qui una docente di italiano subito mi correggerebbe. Invece in napoletano si dice proprio così, perché è uno scambio. Per cui l'educatore, questo ve lo dirò anche dopo, in un punto preciso lo dirò, ecco, essere educatori è entrare in gioco relazionale. Esatto. Entriamo in un sistema che non è solo la somma di parti, no? Visione sistemico-relazionale, ma l'uno influenza, condiziona, responsabilizza l'altro. Sono flussi, osmosi, scambi. Così si cresce, così si avanza, così a volte si regredisce. E questo è come funziona l'umanità, come noi pensiamo, almeno è chiaro che è una mia visione, come funziona per me l'umanità. Quindi siamo tutti un po' educatori e proprio visto l'assist che mi hai dato, dico che alcuni dei più grandi, proprio in questo momento, se vuoi anche dal punto di vista diciamo della visibilità mediatica, penso a Galimberti, Re Calcati, Crepé, Nembrini che ho citato prima, puntano l'attenzione, no, su queste importanza di educatori, docenti, adulti, genitori che sappiano far innamorare i loro ragazzi, studenti, figli del vivere, del sapere. Questo attraverso. Le nuove generazioni Certo, che hanno sì. perso degli anni con la catastrofe che è accaduta e che non stiamo recuperando ancora. Ascolta, Giovanni, mettiti alla tua destra un po' di più, Alla mia alla destra. tua destra, ecco così, per essere più centrato, un po' di più. Ecco, Ecco qua. e un po' più indietro per averti col viso completamente, eccolo. Benissimo. No, Quindi dicevo. allora non sei più, sei tornato indietro, un po' più alla tua destra. La tua destra. Ecco. Eccolo, bravo. Quindi dicevo, questo significa dare sapore al sapere. Noi il rischio qual è? È di pensare che dare sapore al sapere sia poi fondamentalmente un obiettivo della scuola. Non è così. Dare sapore al sapere significa dare sapore alla vita. Chi ha sapore alla vita? Chi impara a stare al mondo, a viverne anche, ecco, se vuoi, il sapore agrodolce. Perché non possiamo pensare, no, che la vita, ecco, sia sempre e solo rose e fiori, non solo impara a stare al mondo, ma impara a viverlo in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue sfumature. Quando prima accennavo al fatto che rischiamo di pensare, visto che viviamo in un tempo in cui tutto sembra possibile, ecco, non c'è più il limite. Ecco, noi rischiamo di fare una serie di infelici. Vedete, la risposta a quella domanda è una risposta, una domanda sulla felicità. Scegliere il potere dei segni significa farsi una domanda seria sulla felicità, sulla mia, sulla vostra. Mi accennavi prima che spesso le nostre esperienze, alcune sono estreme. Pensate a questo mal di vivere, no? Che spesso non solo prende gli anziani, che ecco,
probabilmente anche nell'ultimo tratto della propria storia personale, cominciano a farsi domande, no? Di quelle che possono essere angoscianti. Ma il mal di vivere sta prendendo, l'accennammo proprio l'ultima volta in cui ci siamo incontrati, anche le nuove generazioni. La depressione sembrava il male degli anziani, dei vecchi, dei falliti, invece sta diventando il mal di futuro dei nostri giovani. Se fino a qualche anno fa era statisticamente rilevante i numeri dei suicidi adolescenti, oggi invece stanno diventando significativi. Perché? Perché non ardono più, non sono più innamorati. Un innamorato non si suicida. È vero. È così, guardate, può sembrare una frase, ecco, ma è così. Chi ama la vita non si suicida. Ecco perché Recalcati, e qui torno a quel filo per un attimo interrotto, dice insegnanti, educatori, adulti, quelli che non dimentichiamo sono quelli che ci ricordano uno stile, non i contenuti che si dissolvono nel tempo, no? Abbiamo cassette di memoria che si perdono, ma il modo in cui riusciamo a trasmettere il sapere. Questo è ciò che resta nella memoria ed è una grande sfida da parte dell'educatore perché non è solo la sfida del sapere, ma di trasmettere l'amore per il sapere. Alla luce di quello che stiamo dicendo, Ed, è amore alla vita. Prima, quando vi citavo Nembrini e forse si è perso qualche passaggio, Nembrini diceva, ecco, come si suscita domande? Mostrando un amore enorme per quello che si fa, per quello che si è. La passione. Qualche volta quando, ecco, torniamo al padre, anche rispetto ai miei figli, dico sempre ai miei figli, avete un padre imperfetto, prendetevi solo la passione con cui faccio le cose, anche con cui affronto le sconfitte. E tu Questa è su tutti i campi, poi, non solo come insegnante, ma anche a livello sociale, sei impegnato anche politicamente, cioè tu tutti gli aspetti della famiglia. Ho visto la lettera meravigliosa che hai pubblicato per tua figlia, è una cosa sublime, cioè il ringraziare, guarda, c'è qui una cara amica che proprio dice: ho dovuto alle mie figlie, guarda, un buon educatore dovrebbe cercare di far emergere dai ragazzi quella scintilla divina che abita in ogni essere umano. E questa che mi aveva colpito è stata educata da una delle mie figlie, da una, dice. Infatti è la più sensibile, perché tu lo sai che queste persone io le conosco, e ho imparato anche da lei anche il rispetto e l'amore verso gli animali. Questa ragazza ha fatto diventare tutta la famiglia vegetariana, proprio perché hanno dai cani ai cuccioletti, a conigli, insomma, sai, dove si ha la possibilità di avere un po' di terreno, si fa una famiglia comune per farsi sentire parte del tutto. E questo è molto importante anche per educare alla vita. Il rispetto per gli animali, il rispetto per la natura, il rispetto per... E beh, insomma, la cornice comunque è sempre quella che tu hai detto, è l'amore. Quindi tu riversi questo amore di padre, lo riversi verso i ragazzi degli altri, verso i più deprivati, perché la comunità in cui operi sono ragazzi che non hanno nulla, che cerchi di trasmettere ai tuoi colleghi, insegnanti. E che cerchi anche di trasmettere come politico, in un mondo in cui la politica ha tanto, tanto, tanto da doversi rivedere. A parte, per politica intendo il buon governo, queste cose qui, perché di per certo. sé siamo animali politici, tutti siamo politici per natura, per la nostra natura stessa, ma non ci sappiamo porre in relazione. Ed è su questo che mi pare tu stia facendo il punto. Certo, lo dico senza possibilità di sbagliare, non manco pa paura di parlare di questo amore nelle sue infinite accezioni che io traduco come passione profonda per la vita, capacità relazionali,
visione ecologica, visto che accennavi prima, no? No? Che è questo sentirsi inquilini del mondo, non padroni, guardarsi intorno e rendersi conto che siamo sempre e comunque tutti figli, e quindi questo bisogno di pari opportunità, di questa uguaglianza anche nelle differenze, no? Si parla di convivialità delle differenze, visto che prima citavamo Monsignor Bello, non vogliamo appiattirci né essere mediocri, al contrario, vogliamo che le diversità diventino arricchimento. Dobbiamo gettar ponti, dobbiamo crederci, dobbiamo lavorare, anche se a Gaza, permettetemi questo riferimento, anche se a Gaza muoiono i bambini, perché prima vi citavo in un momento, se non c'è questa passione, se non c'è questo amore, si muore. Prima parlavamo di cultura di morte, no? Ecco, nella sua, l'ha detto qualcuno più autorevole di me, anche se la traduzione è una forzatura enorme, no? Amore, amors, no morte. Ecco, dicevo prima, chi ama non uccide, chi ama non si uccide. Per cui il percorso di ogni formazione in tutti i suoi ambiti e ad ogni livello non è mai lineare. Mai. È fatto di smarrimenti, deviazioni, fallimenti, crisi. E ogni crescita, ripeto, ogni crescita passa dagli incontri. Quindi questo aspetto relazionale, cattivo o buono che sia. Recalcati dice che l'incontro cattivo è quello che ti chiude il mondo. Quello buono è quello che te lo spalanca su nuovi contesti. Nuovi contesti, inediti percorsi, altri orizzonti. Lo ribadisco, ogni educatore, genitore, docente o anche pensando a se stessi, se sa accendere il desiderio, se sa inciampare e rialzarsi e scoprire nuove prospettive. E se lo penso ad altri, a volte anche rispetto ai figli, qualche volta questo concetto ve l'ho portato, addirittura in certe scelte anche facendo tacere l'amore stesso, perché si possa imparare l'esperienza dell'impossibile, o se volete, che nulla, che non tutto è possibile, quella chiara consapevolezza dei nostri limiti che ci dà anche una chiara consapevolezza delle nostre possibilità. Vedete, educare e sedurre hanno la stessa radice etimologica, no? In entrambi, se ci pensate, si produce uno smarrimento e nello smarrimento, subito dopo, il mondo acquista una nuova forma. Nuova luce. Una nuova visione, appunto, questo della luce è una cosa che dopo torna in quel romanzo di McCarthy di cui ti citavo prima. Quindi mai e poi mai, lo dico con forza nel mondo della scuola che ormai è anche grazie al PNRR completamente digitale, o pensa di esserlo, mai e poi mai il digitale potrà sostituire la significatività, il segnare dentro della relazione educativa. E credetemi se vi dico che spiegare una qualunque poesia di Ungaretti a volte vale più di un colloquio con un qualsiasi terapeuta. Guarda questa persona che ha avuto un'esperienza molto forte e vorrei dire che si prodiga proprio per gli altri. È una persona che dedica la vita, quelli che noi definiamo apostoli proprio nelle emergenze, che però prendono visione di una società che non sta lavorando bene. Vedi cosa dice? Se noi viviamo in una. Leggo bene e condivido anche la domanda su, che poi è un'analisi, no? Su questo elemento umano. Io lo dirò dopo alla fine con chiarezza. Se c'è a volte una cosa semplice che possiamo fare, è quello di restare umani. A volte noi cerchiamo sempre risposte arzigogolate, a volte la risposta per creare ponti, mi riferisco all'ultima riflessione che arrivava proprio così in chat, se vogliamo creare ponti bisogna restare umani. Prima dicevo, moriamo di disumanità. Restare umani, che concretamente significa, ecco, sentire dentro che la vita vive. Commuoversi, che poi ecco,
cosa significa se non muoversi dentro, no? C'è questo movimento che ti permette ancora, io lo traduco con le parole di Enzo Bianchi, no? Che restare umani è semplicemente questo cuore che balza fino alla gola per la gioia e l'angoscia di ciò che accade. Straordinario. Bello. Questo è restare umani. Noi pensiamo chissà, ecco, quali a volte possono essere queste soluzioni. Le soluzioni poi è chiaro che diventano strategie, diventano condivisione, diventa politica, diventa progettazione e non ci tiriamo indietro. Ma se non c'è questo afflato, se non c'è questo desiderio, se non c'è questa vocazione, no? A questo Questa cuore che... passione, l'hai detto più di una volta, Certo. passione. Di questo cuore che balza fino alla gola per la gioia e l'angoscia, veramente rischiamo di morire disumani. Quindi, Città Vittorio Arrigoni. torniamo, ecco, sì, Vittorio Arrigoni, sì, proprio così. Per cui con voi ho guardato queste domande, i segni del potere, dicevo prima, i segni del potere. Ho il potere dei segni, non è una frase mia, è di Monsignor Bello, vescovo di Molfetta, molto Don accettato, Tonino. Don Tonino, sì, Don Tonino come amava chiamarsi anche nei momenti in cui vestiva La chiesa del grembiule. la chiesa del grembiule. Beh, insomma, guardate, se ricordate quei contesti, anche allora avevamo l'immigrazione che creava scandalo, solo che arrivava da est, esattamente dall'Albania. Anche allora avevamo una guerra nel cuore dell'Europa. Ricordo Sarajevo, e persino quando era già malato e probabilmente mancava poco alla sua fine con i famosi 500, andò a conquistare Sarajevo con aiuti e provviste, sfidando, ecco, le bombe e i proiettili dei cecchini. Per cui, ecco, quando si ha questa passione, non è che si scappa, non è, permettetemi, lo dico a me stesso chiaramente, non si è solo dietro a una telecamera a raccontare parole, ci si mette in gioco, cioè se quello che stiamo dicendo non procura, no, una sorta di movimento verso l'esterno, se non fa venire dentro una voglia smisurata di misurarsi col mondo, di guardarlo negli occhi, di poterne accarezzare le ferite, di poterle leggere, di poterle, a volte anche solo guardarle. Pensate semplicemente, a certe situazioni dove veramente possiamo soltanto stare. Stabat. Sta la madre, stabat mater, no? Che è l'inno più grande, no? Una sofferenza quando c'è forse qualcosa di più grande di un genitore, di una madre che perde un figlio? Probabilmente no. Qualcuno dice che c'è un nome per tutto, ma quando un genitore perde un figlio non c'è un nome, non c'è un modo per descriverlo. Perché? Perché è un dolore che chiede solo di stare, come se fosse inchiodato, come se fosse appunto crocifisso. Ecco, allora comincia questa, velocemente cercherò di essere un po' più breve, questa seconda parte, no? Su questa parola segni, simboli. Beh, la parola segno dal greco symbolum, o se volete simbolo, è formato da due termini. Uno è insieme, l'altro è gettare. Allora possiamo tradurre come mettere insieme. Vedete, era molto bello nell'antica Grecia perché era collegato ad alcuni oggetti che venivano divisi a metà e consegnati a persone diverse, che avrebbero poi potuto ricomporle o per una sorta di riconoscimento o per legame effettivo. Quindi questo mettere insieme, quindi potremmo tradurre in maniera più profonda, unificare e connettere realtà diverse. Vedete, io qui tratterò i temi segni e simboli come sinonimi. Non lo sono, anzi, specialisticamente parlando sono molto diversi, soprattutto insomma, poi da Freud in poi, simboli e segni hanno acquistato anche dal punto di vista terminologico significati molto, molto particolari. Io qui invece li userò nella funzione proprio del simbolo. Cosa fa il simbolo? Cosa fa il segno? Beh, ha una funzione evocativa. A proposito di domande, non necessariamente informa su tutto, è allusivo, non necessariamente è diretto, ma rimanda altrove.
Voi immaginate che in psicanalisi, l'abbiamo citato prima, soprattutto Freud, è come se ci fosse un ponte tra inconscio, e la coscienza, una sorta di secchio, questa è una traduzione, un'immagine che uso io, che riporta in alto acqua di un pozzo profondo. Per Jung invece il concetto si allarga e ha molto a che fare con ciò che stiamo per dire stasera. Infatti parla di inconscio collettivo, lo identifica con una serie di molteplicità di immagini primordiali che appunto costituiscono quelle che sono il nostro inconscio collettivo. Qualcuno dice che fa parte di quella parte più profonda del nostro cervello, il primo strato. Perché questa introduzione? Perché vedete, viviamo in un tempo dove il pensiero pensante, critico, divergente ha sempre più difficoltà ad emergere. Al tempo della comunizzazione globale, con l'ormai consolidata e progressiva comunicazione digitale, o con i social se volete, siamo sempre più appiattiti, mediocri e soli, tremendamente soli. Che paradosso. Nel tempo della comunicazione a tutti i livelli siamo soli. Proprio l'ultima volta ci fermammo, ricordate, sulla fuga sociale, Kikomori, no? Insomma, parlammo di questi ragazzi che cercano questa fuga tra quattro mura per non affrontare il mondo. Perché? Perché mancano riferimenti, punti fermi, valori condivisi. Appunto, manca ciò che connette, unifica, mette insieme. Ecco perché vi ho introdotto questa parola. Simbolo, questa parola segno. Potremmo dire, se parliamo dei segni del potere, che rischiamo tra questi di individuare la superficialità, o se volete il vuoto, la prepotenza che spesso è figlia della paura, l'ostinazione che nasce dai nostri pregiudizi, la manipolazione che si nutre di ambiguità. L'indifferenza in un tempo completamente instabile. Incredibile, nel tempo della competizione, dove conta solo il primo, solo l'obiettivo raggiunto, il successo, noi stiamo rischiando di arrivare sempre a due sole possibilità: o la guerra o la ritirata, o l'omologazione o l'emarginazione, o il sotterfugio o la lamentela, o il silenzio o la violenza. Autoritarismo o lassismo o narcisismo o depressione. Questo è, guarda, è lo spaccato che troviamo nelle scuole e che troviamo nella società, eh? Perché tu parlavi degli Comori l'altra volta, ma adesso parliamo invece dei ragazzi che vivono la solitudine proprio non partecipando a nulla, quindi non, nemmeno più al social. Ci sono ragazzi che hanno terminato le superiori e sono chiusi in casa. Poi d'altra parte c'è anche la paura di esporsi. Tu, soprattutto nella tua terra, lo senti, ma non è che non lo si senta anche al nord. Addirittura due ragazze oggi si sono accoltellate. Ieri uno da voi, da noi qui all'angolo della strada. Ieri un ragazzo di 19 anni. Parliamo quindi di ragazzi che hanno paura ad uscire per mettersi a confronto con i loro stessi ragazzi. Ma ti rendi conto, Giovanni, quando eravamo giovani noi, quello che si faceva? Si facevano quelle che venivano definite le compagnie, che poi erano quelle delle combriccole, no? Quindi il primo amore, la prima ragazza, eccetera. Adesso guarda che quelle che sono più sveglie e che reagiscono meglio, non sono i ragazzi che una volta erano quelli che di per sé emergevano con la laurea in ingegneria, in giurisprudenza, in medicina qui da noi, no? Adesso manco vogliono fare più i camerieri, i meccanici, eccetera. I lavori umili li fanno i ragazzi stranieri e Certo. i lavori, diciamo, più impegnativi vengono ricusati e fatti, guarda te, dalle ragazze. Adesso sono le tu te ne accorgerai nella tua scuola, sono le ragazze quelle che sono impegnate. Sembra un ribaltamento dei ruoli, che siano le ragazze che portino
D'altra parte abbiamo una Presidente del Consiglio che è una donna, e lo stesso abbiamo esponenti nella cultura europea, nella politica europea uguale. A parte il fatto che ci sia un Putin di là e un altro in America che di per sé insomma, sappiamo quello che sono, ma le donne stanno tenendo forte in mano. Altro che la Meno lezione. male, questo ti do una buona notizia. La mia scuola è formata, al di Beh, là della dirigente, che è una donna, lo so. nell'80% sono donne. A scuola mia siamo riserva azzurra noi maschietti, e condivido quello che stai dicendo. Fortunatamente, ecco, le donne hanno ancora oggi questo coraggio, di probabilmente di provare quello che molti maschietti invece non provano, che quello di avanzare invece. Hanno paura, guardate, Eh sì, bella paura. Ma dillo chiaramente, hanno paura. Qui guarda, c'è lo dico chiaramente. una mamma che si è fatta apostolo al posto del figlio, il figlio è stato ucciso praticamente. Guarda, se tu Gli sei d'accordo. accoltellati sono tanti, eh. Io vorrei ritornare su questa paginetta, perché in effetti su questo dovrei dire tantissimo. Sono quelle cose che hai appena detto Ah, tu, no, no, ma non voglio credo. tornarci perché credo di aver, in maniera, ecco, come se fosse una sorta di manciata di punti lanciati, ma che descrivono quello che tu hai detto magistralmente. Abbiamo a che fare con la superficialità che nasce dal vuoto, la prepotenza che è figlia della paura, l'ostinazione che vive del pregiudizio, la manipolazione che si nutre di ambiguità, l'indifferenza in un tempo stabile, nel tempo della competizione estrema, dove conta solo il primo, il successo, solo l'obiettivo raggiunto. Abbiamo solo due possibilità: o la guerra o la ritirata, o l'omologazione o l'emarginazione, o il sotterfugio o la lamentela, o il silenzio, o la violenza, o la rabbia, o l'autoritarismo, o il lassismo, o il narcisismo e la depressione. Ma allora qual è questo potere dei segni? Ne individuo tre che voglio consegnarvi stasera in questa condivisione. Poi spero di potervi anche metterci qualche altra cosa dai vostri approfondimenti. Innanzitutto, un monumento alla memoria. Guardate, non voglio qui andare a, come dire, a fare una sorta di, ecco, quel proclama ai tempi miei. No. Anzi, se voglio imparare una lezione profonda dal passato, perché il passato è maestro, no? Lo sappiamo, la storia è maestra di vita, anche su certe cose sembra che impariamo poco, vedi per esempio sulla questione delle guerre. La lezione più grande che dobbiamo imparare è che il passato, più che vivere di nostalgia, deve imparare a vivere della gratitudine. Per cui dobbiamo tornare a raccontare, a raccontarci, dobbiamo tornare alle radici che rivelano il meglio di noi, ma anche il peggio, dicevamo prima. Quindi le favole ai più piccoli, aneddoti ai ragazzi, storie ai giovani, profezie agli anziani. Qualcuno la chiama pedagogia narrativa, che ci aiuti a ritrovare le coordinate di questo presente, soprattutto in quella sintesi che abbiamo detto prima, e che l'abbiamo anticipata perché è naturalmente, potremmo dire, nata dalle parole che ci siamo condivisi. Restiamo umani. Quando prima parlavo di restiamo umani, ho già fatto un accenno alla commozione, no? Cioè a quel cuore che balza, no? Fino alla gola per la gela angoscia. Ma qui aggiungo un'altra cosa di questo restare umani, che è soprattutto la possibilità del rispetto dell'alterità dell'altro. Vedete, noi in tutte le nostre relazioni lo facciamo perché ormai, ecco, anche nel linguaggio poco siamo attenti, poco consapevoli, usiamo il termine, gli aggettivi possessivi, mio, tuo, nostro. Ecco, tutto questo, soprattutto in tempi in cui c'è tutta questa attenzione alla questione delle donne, soprattutto riguardo al femminicidio, alla violenza, no? Ecco, quando l'amore diventa possessivo, non è amore malato. In qualche passaggio, le volte passate abbiamo parlato, quando l'amore è così,
quando tu sei così, sei cosa mia, che è molto affine, dico io sempre, a cosa nostra, che è la mafia dell'amore, l'andrangata delle relazioni, la camorra dello stare insieme. Non è amore. Non è amore. Anche se a volte può sembrare come la camorra stessa, come la mafia stessa, no? Dice no, ma io lo faccio per te, è un antistato, ti dà lavoro. No, al contrario, si nutre del tuo sangue. Per cui il rispetto dell'alterità dell'altro è l'altro è altro. E questo vale per tutti, anche per chi vogliamo bene. Parlo anche per i figli. Anche Anche. soprattutto per i figli. Guarda in maniera semplice cosa dice la nostra Rosa. La guerra o la ritirata. La guerra senza armi mi sta bene, la ritirata in segno di sconfitta non mi sta bene. Combattere in senso pacifico, sì. Sì, è una specificazione di quello Non che hai detto. arrendersi, non arrendersi. Mai, mai, ma guardate, prima, quando vi ho velocemente descritto in quella paginetta tutto quello, è la descrizione del fatto che viviamo in un tempo in cui o facciamo l'uno o facciamo l'altro. Vedete, abbiamo chi fa la guerra, chi si ritira. Abbiamo estremi, gli estremi per certi versi, ecco, pensate, o una sorta di narcisismo estremo o di lassismo. È come se ci trovassimo sempre a vivere tra gli estremi e non invece vivere questo desiderio profondo di cercare una sorta di equilibrio, appunto il potere dei segni, che individuo innanzitutto come questo monumento alla memoria che è restiamo umani. Restiamo umani, dove non è solo questa partecipazione emotiva, ma questo rispetto profondo dell'alterità, del mistero dell'altro. Prima avevo nominato questo famoso filosofo Levinas, no? Il rispetto del volto dell'altro, perché il volto, nella relazione, il volto dell'altro è la cosa che ti arriva immediatamente addosso, gli occhi dell'altro ti arrivano immediatamente addosso. Oggi sono degli studi delle neuroscienze, no? Che dicono quanto è importante lo sguardo, no? Nelle relazioni. È uno dei motivi per cui, vedete, il cyberbullismo fa così danni, è proprio perché oggi, quando facciamo male agli altri, spesso lo facciamo, ecco, nel digitale, lo facciamo con i cellulari, non abbiamo manco più la possibilità di guardare il dolore degli altri negli occhi. A volte Negli occhi, è vero. questo dolore degli altri negli occhi ci fermava, poteva fermare la mano alzata. Oggi invece sembra tutto un videogioco. Ecco, restare umani significa restare a questo livello del volto, a questo livello degli occhi, a questo percepire, anche quello che non capiremo mai, anche quello che non ameremo mai, anche quello che non comprenderemo mai. Ecco, credo che bisogna fare un monumento alla memoria, questo restare umani. Il secondo Senti, punto di questo. ma Giovanni, tu non pensi che ci sia una profonda crisi? Te l'avevo detto anche prima, appena ci siamo parlati. Non c'è una profonda crisi dell'associazionismo? Perché una volta, in nome di un personaggio, di quelli considerati eroi, ma anche di una semplice donna, si creavano dei gruppi associativi in nome di un ideale da portare avanti. Adesso sembra che ci sia un livellamento, ma anche quasi che si sia asfaltato tutto, si sono asfaltati i valori, le persone, le istituzioni, cioè tutto è cosa da poco. Tu stesso che ti ritrovi in politica, in associazione e a scuola, mi puoi dire certamente, confermare che sono cambiati i rapporti proprio di banale educazione, di rispetto del ruolo dell'altro, per cui non ne fai mai un personaggio nel quale vuoi credere, perché di esempi abbiamo bisogno. E questi esempi non li troviamo. Se dei ragazzi e delle famiglie, parliamo della scuola dalla quale io provengo e tu ci sei, ma senz'altro anche della politica,
Una volta ti chiamavano signor sindaco, ma adesso non credo ti chiamano. Infatti ho visto come ti sei proposto, Giovanni, ma non siamo anche noi. Cioè, ieri l'altro è venuta una ragazza, ti faccio un esempio, questo è emblematico. Arrivi tu con l'esperienza che hai, con la persona che sei, ti definisci Giovanni. Arriva una ragazza giovane, preparatissima, ambiziosa, provata dalla vita, ma lei si è messa dottoressa nome e cognome. Capisci? Questo è il discorso. Io titoli non me ne do più neanche uno. Tutti mi danno del tu nonostante l'età e io lo chiedo questo tu. Però non c'entra la forma esteriore che non dice niente. Ma c'entra quello che tu provi dentro, cioè hai rispetto per questa persona. Una volta i genitori si dava il voi, ma li si rispettava, non si contraddicevano. Adesso siamo diventati, senz'altro, vogliamo dire più democratici, perché tutti ormai dicono che in nome della democrazia, uomo, donna, parità dei sessi, e tutto, va bene tutto. Però guarda che rispetto è un valore e non c'è più. Certo, beh, diciamo prima, il rispetto dell'alterità è la base di ogni vero rapporto, no? Che poi il rispetto, se vuoi, anche dal punto di vista filosofico del mistero dell'altro, parlavamo del volto dell'altro. Io credo che su questo, la crescita è, se vogliamo, imparare dalla storia, no? Parlavamo di un monumento alla memoria. Ecco, io non sono un nostalgico dei bei tempi, no? Ecco, dei No, no. tempi in cui Non sono nostalgica, il padre padrone. Come sì. dall'altra parte oggi vivo, come dici tu, anche questa sorta di deriva, no? Dell'autorità. Qual è la risposta? Beh, lo sappiamo, facile dirlo teoricamente, poi nella vita di tutti i giorni è difficile, si chiama autorevolezza. L'autorevolezza permette a un nome come Giovanni, qualche giorno fa un ragazzo, mi sono seduto, dopo aver fatto una lezione, mi sono seduto in mezzo a una classe, stavo seduto con i miei ragazzi, uno di loro mi ha detto due cose molto belle. Una, era venuto con me a fare un incontro sull'orientamento, però fuori, orientamento in uscita della scuola media, mi ha detto: Prof, quando parla lei, con lei verrei fino all'inferno. E l'altro invece, l'altro mi ha detto un'altra cosa, che anche quella ci ho pensato, l'abbiamo chiarita, ha detto: Prof, lei a volte mi fa paura. Nel senso, ma io ho cercato di capire che significava, cioè lui parlava della presenza. Ecco, io a volte i miei ragazzi li Tu sei devo diverso, Giovanni. devo guardare e basta. Trovavo da qualche parte qualche giorno fa una questione sul carisma. Diceva: il carisma chiaramente è fatto sia di autorità e anche di affabilità, no? Cioè il carisma si vive questo e questo. Dice: uno dovrebbe trovare un equilibrio per essere carismatico. No, devi imparare ad usare a volte l'autorità, a volte l'affabilità, a seconda il momento, la situazione. Maneggiare entrambi. Maneggiare entrambi. Ecco, questo credo che sia una delle grandi sfide. Ecco, torniamo alla parola educatori, no? Quella di riuscire a vestirci di autorevolezza, dove l'autorevolezza, guarda, recalcati nel libro complesso di Telemaco, racconta che ormai il padre che sta per tornare dal mare in una società che ne ha bisogno, no? Telemaco è lì a stropicciare gli occhi, a guardare il mare, sperando che possa rivedere le vele, no? Che arrivano da Troia portando questo padre vincitore. Hanno già raccontato di lui che è stato lo stratega che ha vinto, no? Le resistenze dei troiani. No, lo riconoscerà con i suoi stracci. Eppure sarà lo stesso padre che ritroverà l'arco, per ristabilire l'autorità a Itaca. Quindi non aver paura, ecco, di riconoscere oggi le nostre fragilità, anche i limiti del ruolo, se pensiamo a quello che ci siamo detti prima, ma allo stesso tempo, ecco, su certe cose avere il polso fermo, avere questa capacità di stare nel mondo e guardare negli occhi il mondo stesso. Credo che questa sia una delle grandi sfide del nostro
lasciare segni nella storia, essere autorevoli. Il secondo punto che voglio lasciarvi, se il primo è un monumento alla memoria, Restiamo umani, il secondo è un libro per la responsabilità. Mi piace l'immagine del libro come qualcosa da sfogliare, da imparare, ma anche da Il aggiungere. Perché profumo della responsabilità? carta. Perché l'ho pensato soprattutto, guarda, pensando alla scuola. Io non ti nascondo che io sto benissimo, io vivo a scuola praticamente, no? La scuola mi ha salvato la vita in tante cose. Eppure ti dico che a me la scuola nell'era tecnologica o delle competenze o se vuoi della competizione mi è stretta. E io dico spesso ai ragazzi ultimamente, proprio nell'esperienza del tutoraggio e dell'orientamento, attenti perché anche il 100 che prenderete alla fine del quinquennio, anche le competenze, no? Addirittura che oggi sono stabilite dal punto di vista europeo, no? Pensa da quelle lingua madre, linguistiche, digitali, cittadinanza attiva, tutte belle. Quella bellissima di imparare, su cui perdo molto tempo con i miei studenti. Ebbene, la scuola oggi è ancora deficitaria sulla competenza del sé. La competenza di se stessi. Ultimamente Davenia scrive moltissimo su questo, sia sul Corriere della Sera, ma anche sui suoi blog. È Sì, uno da infatti, ascoltare. vedi, qui c'è una persona che parla. È proprio così. Beh, su questi ne abbiamo veramente tantissime di esperienze di questo genere. Proprio l'esperienza più estrema, lo citavo anche prima, no? Nel momento in cui in un campo di concentramento, ecco, qualcuno grida "Dio è morto", ecco, esistono questi virgulti di umanità, no? Che invece danno ancora respiro. Quindi dicevo, se vogliamo tornare ad essere esperti di umanità, visto che il monumento alla memoria ci ricorda di essere umani, restiamo umani, se vogliamo tornare esperti, dobbiamo diventare esperti o se vuoi competenti, che significa concretamente? Significa imparare ad essere consapevoli di chi sono io e di chi sei tu. Guarda, veramente è così, sinteticamente, ma potrebbero quelle competenze che ci certificano alla fine dei nostri percorsi scolastici, potrebbero essere soltanto l'abito sui nostri manichini, non invece quello che ci permette di stare al mondo, di andare oltre le fugaci impressioni, le mode, le aspettative. Noi siamo responsabili della nostra felicità. E con questo possiamo veramente contagiare le storie che incontriamo. Permettetemi su questo di raccontarvi un'esperienza molto molto personale. In questi giorni mi è arrivata addosso perché il 17 marzo era l'anniversario della morte del mio papà. Io dal mio papà posso dire tranquillamente che ho ricevuto tre parole. Perché mio padre era un uomo silenzioso, riservato, per certi versi anche dolente. Ecco, se volessi guardarlo anche con gli occhi del terapeuta, aveva forse anche un tratto depresso che si portava dietro ai suoi viaggi. È stato un emigrante. Ecco, io mi porto il suo soprannome, Giovanni Americana. Io sono nato a New Ah, York. però io pensavo l'avessi scritto, tu hai scritto New York nel profilo, ma sai, alcuni scrivono le cose No, io per sono modo. nato nella Little Italy. Caspita! No, sono nato lì, diciamo niente di romantico, erano cartoni No, no, che erano altri facevano da tempi. valigia, d'altra parte loro sono tornati proprio per nostalgia, proprio per non aver sfondato il muro della fortuna. Per cui, e poi chiaramente avendo invece poi al contrario una madre forte, tenace, combattiva, ecco mio padre è un uomo che mi ha lasciato veramente in eredità, posso dire solo il colore dei suoi occhi, azzurri, profondamente azzurri, e tre parole. La prima ricordo che me l'ha detta da adolescente in un momento in cui mi ribellavo a molte cose e per certi versi è un segreto che mi tengo, mi disse questa parola e mi disse da grande capirai, e in effetti è così, ho capito poi dopo. L'ultima forse me l'ha detta veramente negli ultimi giorni prima di morire, anche questa la tengo per me. Invece ce n'è un'altra che voglio condividere con voi, diciamo nella via di mezzo, avevo 26 anni,
una parola che non dimenticherò mai, anche in un momento drammatico per la mia famiglia, drammatico o se volete straordinario. Mia sorella a 18 anni è scappata in un monastero di clausura, sta ancora lì. Sono passati più di 30 anni. È Orvieto, è una clarissa. Quando scappò, letteralmente scappò, a me mi aveva avvisato dicendo: guarda, io non torno a casa, non lo dire ancora a mamma e papà. Dopo qualche giorno arrivò questa telefonata che diceva: io resto qui. Mia madre per anni non ha mai accettato la cosa. Posso dire che l'ha chiamata Chiara Amata, perché loro cambiano anche il nome, da Laura che si chiamava, è stata ribattezzata Chiara Amata. Posso dire veramente solo negli ultimi anni, della sua vita. Ci ha messo del tempo. Ricordo che andammo lì, io e mio fratello accompagnammo mio padre, su questa soglia di questo monastero. Allora c'era la grata, oggi qualche volta la aprono pure, no? Sì, ma escono anche Sì, adesso. mia sorella è stata a Gerusalemme, è stata in monastero, poi è stata a Gerusalemme, poi è tornata a Orvieto. Insomma, eravamo su questa grata, mio padre piangeva, mio fratello blandiva, a volte minacciava anche mia sorella dicendo: torna a casa. A un certo punto mio padre zittisce mio fratello, guarda negli occhi la figlia e dice: vuoi stare lì? Mia sorella dice: papà, voglio stare qua. E ricordo queste parole che vi consegno come testamento che ho ricevuto e che non dimenticherò mai. Dice proprio così: santo puttana, l'importante è che sei felice. Bello, un Ripeto, grande professore, un non ho grande modo di dire altre questo. parole di mio padre, non ho altre parole di mio padre. Ve le condivido veramente come un piccolo tesoro. Bello, prezioso. Per cui, ecco, da allora lo penso sempre per me e dico spesso a chi, a volte, ecco, a proposito di cultura della morte: a me la morte mi coglierà vivo. Dicevo addirittura in una classe: quando un giorno saprete che io non ci sono più, fate un brindisi, no? Perché, ecco, proprio perché mi accompagnerà questa voglia smisurata di vivere e scegliere di star bene, scegliere di essere felice, per come è possibile. Per come è possibile, non la felicità della perfezione che non c'è, no? Anzi, noi siamo eternamente infelici perché cerchiamo ciò che non c'è, appunto, la perfezione. E quando, ecco, ti basta anche poco, che a quel Le punto piccole cose. puoi brindare alla felicità. E ultimo, visto che abbiamo parlato di monumento alla memoria, Restiamo umani, un libro per la responsabilità, cioè la competenza di se stessi, ecco, un seme per la speranza. Vi ho già detto altre volte che ci stiamo ammalando di futuro. Dobbiamo riprendere in mano quest'arte di guardare, scrutare, mirare l'orizzonte, che concretamente significa dare vita al futuro. Il futuro è gravido, è atteso, preparato, annunciato come la primavera di questi giorni. Nel romanzo La strada di Cormac McCarthy si descrive il viaggio di due persone, un padre e un figlio, che in un mondo desolato, apocalittico, post-atomico, una sorta di day after, che, ecco, in questi giorni a volte quando senti parlare Putin, no, ti vengono i brividi. Ecco, in un mondo quindi senza speranza, devono resistere alla tentazione della morte. In un mondo senza luce, il figlio, cioè il futuro, è l'immagine stessa della luce, la figura dell'annuncio. Quella di Non cui. è morte, e la morte non è l'ultima parola della vita. Vedete, resurrezione non significa semplicemente che torna la vita dopo la morte. Questo potrebbe essere, ecco, l'esperienza del credente, ma per noi è una sfida anche oggi nell'umano, perché la vita che può resistere alla tentazione in vita della morte, dell'annichilimento, dell'autodistruzione. Lasciatevi contagiare da questa ennesima primavera che arriva, polline e polvere, a raccontare di oasi persino nel deserto. Siamo dentro una cultura della morte, allora dobbiamo tornare a nascere, a rinascere. Questa è Pasqua, cioè passaggio, oggi e non domani. E voglio concludere con le parole di Bukowski, poeta maledetto, che dice così: la tua vita è la tua vita, non lasciare che le batoste la sbattano nella continua arrendevolezza, stai in guardia, ci sono delle uscite, da qualche parte c'è luce, forse non sarà una gran luce,
ma la vince sulle tenebre. Sta in guardia. Dio, gli dèi, il destino ti offriranno delle occasioni. Riconoscile, afferrale. Non puoi sconfiggere la morte, ma puoi sconfiggere la morte in vita. Qualche volta. E più impari a farlo di frequente, più ci sarà luce. Perché la tua vita è la tua vita. Sappilo finché ce l'hai. Tu sei meraviglioso e il cielo aspetta di compiacersi in te. Splendido, splendido. Però Giovanni, io non ti lascio così perché ho una cosa da chiederti che se vorrai lo leggi tu, ma dal momento che l'hai resa pubblica e ne hai parlato anche prima e io me l'ero messa da parte, o la leggi tu o la leggo io. C'è una pagina del 14 gennaio sul tuo profilo che io vorrei leggere per tutti i genitori e per tutti i figli che sono presenti in questa diretta, perché le tue parole sono un balsamo per tutti. Posso leggerla o la leggi tu? Prego. No, no, leggi tu, leggi tu. Si sta io vicino. Sono bravo a leggere le cose degli altri. Lo immagino. Ma questa l'ho fatta mia, vai, vai. Proprio, perché hai detto che era la padre. Ecco, si sta vicini per fare miracoli, non per ripetere il mondo che già c'è, che già siamo, e di Franco Arminio. Scorro la tua vita come pagine di un libro già zeppo di ricordi, immagini, parole, esperienze, storie. Timore e tremore in un brivido sotto pelle rivelano l'amore che ho imparato da te, per te, con te. Scorgo nel tuo muoverti e approcciarti al mondo segni di noi, ma anche il nuovo di te che è scoperta, crescita e passione. Voglio lasciarti come dono nel giorno del tuo compleanno una manciata di parole, come semi da coltivare nel giardino della tua storia. Sono tracce e non destini, profumi da intercettare, suoni da captare, carezze da assaporare, immagini da colorare. Ti consegno questa smisurata passione di vita, con tutte le sue sfumature, ma anche quelle sanno di dolore. Vivi, figlio mio, sempre meno mio, e sempre più te stesso, vivi, e io ti amerò sempre e comunque, papà. Il dolore che ti arriva, guardalo, lavalo, tienilo con te, il dolore che tieni non vola via alla cieca, ti fa compagnia. Il dolore serve contro la ruggine, contro le muffe delle abitudini, sempre di Franco Arminio. Queste parole le ha coronate con le foto dei figli, e quindi una foto bambina e una foto con il tuo figlio, vero? Sei con tuo figlio o è tuo padre con te? No, no, sono, credo, con mio figlio. Sei con tuo figlio? Cioè, mi credo che sia un compleanno di papà? E poi credo, ma non ce l'ho con me, quindi... No, qui sono proprio in comunità con il più piccolo, che sta, ecco, sull'ufficio della comunità, e l'altro invece è già che da grande, beh, insomma. E vuoi sapere poi, a proposito di questo, che Gaetano, che è l'ultimo in ordine di tempo, che si sta laureando in psicologia, si laureerà, credo, la triennale tra qualche mese, ha cominciato a fare le notti con me in comunità. Oh, cosa stava ieri sera, io ero di turno e lui mi è venuto a dare il cambio. Come vedi, ecco, sono passaggi di testimone. Io invece ho conosciuto la ragazza proprio in una diretta con te, Serena, che ormai gli sgoccioli, si sta lavorando in medicina, manca poco, e l'altra invece è già a Roma, quindi già fa altro. Bello raccogliere questi spunti di relazione, di dolore, di vita che va avanti da padre a figli. Giovanni, quando ti si ascolta sei un balsamo per lo spirito, per l'anima, ma soprattutto sei un inno alla vita, e penso che questo sia il miglior complimento
è che ti sia più gradito, perché la gioia di vivere e saperla condividere come tu fai, nonostante tutto e nonostante, ripeto, la tua esperienza di padre, di politico, di tenerezza come sai fare con i tuoi ragazzi, per noi, ripeto, è molto importante. Ti lascio alla tua famiglia, ti auguro una buona Pasqua veramente come la rinascita che hai saputo comunicarci con le tue parole. Tanta tenerezza infinita e un mondo di auguri. Grazie, Grazie a te, a voi, auguri. grazie Giovanni, a presto. Buona serata a tutti, amici cari, e martedì alle 18 ricordatevi che avremo padre Alberto Maggi. Arrivederci, arrivederci a tutti. Buona serata.